fine. Un Venezia-Sassari molto importante in ottica playoff. Primo possesso della Reier, che alla fine con Marco Spissu gestisce le operazioni. 250 volte in maglia a Dinamo per il sassarese, che adesso riceve sul taglio ed esce in palleggio. E che naturalmente ha parlato con grande cura della sua ex squadra, dicendo una squadra molto pericolosa. Adesso li abbiamo visti contro la Virtus, in grande fiducia, in grande capacità di essere connessi. Dobbiamo stare molto molto attenti. E qui intanto è arrivata la prima palla persa, ma poi anche la contropersa, direi, di Sassari, si può dire così. E invece qui è la prima tripla della partita e Davide Casarin sblocca il punteggio. Una soluzione, direi, sorprendente, nel senso che nemmeno la difesa era pronta. Tiro anche da distanza ragguardevole, sicuramente nelle corde dell'azzurro. Adesso la palla ricevuta in allontanamento da Ralopopulos, che sbaglia però una delle sue soluzioni preferite. Casarin conduce la transizione, rientra bene in questo caso la Dinamo, che non concede nulla di facile e di immediato a una Reier che, se fatta correre e giocare, diciamo, in transizione, diventa molto complicata da arrestare. Poi c'è un altro problema contro Venezia, e cioè se fanno canestro da lontano è poi davvero auguri. E qui partono con due triple, 6-0. Amir Sems, che invece primo assalto e scarico fuori di Tyree, alla fine Ralopopulos non segna con una tripla molto lunga. Corre il campo e prova a finire lo stesso Sems, confidando magari nel tapin di tessitore. La palla invece lo beffa e allora corre il campo dall'altra parte e si prende tutto il tempo del caso Brandon Jefferson per andare dentro da Gombo. C'è il fallo subito dal francese di tessitori, due tiri liberi che frenano un po' la situazione. Cosa di cui Sassari aveva bisogno in un inizio davvero che peggiore non poteva essere. Un paio di perse, un paio di soluzioni impiccate e due triple degli avversari. Poco più del 70%. Per il centro francese, che sbaglia il primo libero ma segna il secondo e mette in partita Sassari 6-1. Spissu passa la metà campo, leggera pressione di Brandon Jefferson, pericolo pubblico numero uno dichiaratamente in casa veneziana, dove Sims parte fortissimo con due triple e sei punti nei primi due minuti di gara. Ogni tanto forse questa parte è il lato meno convincente di Amir Sems, mentre qui Gombo con grande eleganza va al ferro a segnare due punti. Dicevo di quella di Sims, l'aggressività ogni tanto sembra pensarci un attimo senza giocare distinto, come ha fatto in queste prime due situazioni dove ha preso e ha tirato. Questo invece è ben conosciuto ed è noto: quando mette giù la palla in quel modo è inarrestabile. 11-3, i primi due di Ray John Tucker, e adesso l'attacco del banco di Sardegna che prova a far uscire Jefferson, che poi attacca di mano destra, si separa da Spissu che invece resta bene con lui. Ralopopulos dentro da Gombol, che può giocare uno contro uno frontale contro tessitori, cerca di tirare in equilibrio, in realtà non è nemmeno una brutta soluzione. Allarga le braccia Markovic, 11-3. Attenzione a Casarin, Reier prova a accelerare, tessitori alto basso, palla un po' alta e un po' rapida con Sims che dice tira, che prende il rimbalzo al massimo. Mentre McKinney rileva Ralopopulos con il greco in evidente affanno respiratorio. Evidentemente non problemi di falli, mentre Gombo è l'attacco del banco di Sardegna, tutti i suoi i 5 punti, tutto vero se non fosse che la grande palla di Brandon Jefferson, temutissimo come detto, può aprire inevitabilmente spazi alle soluzioni interne di Sassari. E ancora una volta però il problema è sempre lui, Amir Sems, grande palla
Bisbee su 13-5. E tripla sul ferro che arriva per Sassari con la palla che Brandon Jefferson prova a rallentare. Tripla sbagliata di Tyree, attacca Spissu fuori, Sims scatenato, ferro questa volta, palla nell'angolo, Tucker manda via tutti, vuol mettere la schiena a canestro, taglia Sims, un dive va improvvisato, alla fine Tucker ha quel che voleva, il quarto di campo per attaccare Tyree. Può tirare in qualsiasi maniera, sceglie uno step back complicato, rimbalzo di McKinney, esce vincitrice la difesa della Dinamo da questa situazione. Prova a palleggiare Jefferson, ancora molto bene Spissu, alla fine si separa Brandon Jefferson con i primi due, 13-7, giocatore come vedete di taglia molto minuta, ma che chiaramente compensa con un ball handling e un'agilità clamorosa, mentre arriva la super stoppata di Amir Sams. McKinney è il più lesto e fa 13-9 dopo che Tucker dall'altra parte aveva fatto una cosa mostruosa, solo che con un errore gli è scappato il pallone all'ultimo istante. Spin su tessitori, triangolo, linea di fondo di Tucker, il fallo sul palleggio. 13-9 e 5 minuti e 04, dove Venezia mi è sembrata estremamente aggressiva, estremamente efficace, mentre Usman Diop rileva Stefan Gombol. Qui andiamo a rivedere il fallo speso bene da Kruslin prima dell'azione di tiro di Tucker. Spissu, palla in campo, Sims gliela ridà, Spissu fuori da tessitori, finta parte, ci mette una mano Jefferson, la palla è lì, la portano via a tessitori, molto bene in questo caso Usman Diop che esce in palleggio addirittura, e il fallo è di Sims. E allora Cabenghele al posto di tessitori, ma a metà primo quarto è ritmo molto alto, squadre che hanno fatto avanti e indietro parecchio, poche pause, pochi tiri liberi, è inevitabilmente necessità di rotazioni probabilmente anticipate. Heidegger anche sul parquet per Spachia, palleggia Brandon Jefferson, gioco a due, scarico coinvolto, McKinney che va dentro da Diop, arriva il consegnato per Tyree che sbaglia, rimbalzo di Spissu, può correre Venezia, ancora una volta rientra bene Sassari, non concede nulla di immediato. Sicuramente buone sensazioni per la squadra di Markovic dopo tre minuti, ma è ben, molto ben giocati da Venezia ad alta intensità. Ha retto il banco di Sardegna che adesso prova a essere aggressiva in difesa e alla fine direi che ci riesce. Scadono i 24 secondi, la Rare non riesce di fatto a toccare il ferro. Attenzione a Brandon Jefferson che avrebbe licenza ma si astiene in questo caso dall'attaccare. Tyree, gioco a due, Diop passa in mezzo e segna il meno 2, time out che arriva questa volta chiamato da Spachia. Vediamo dopo il time out Casarin, Spissu, Sims. E duello Spissu su Jefferson, Cabenghele è rimasto in campo naturalmente. Heidegger l'altro del quintetto oro granata. Ecco l'ex Basconia che inciampa e perde il pallone, poi antisportivo di Cabenghele, sfortunatissimo in effetti nel travolgere, credo McKinney, vediamo, beh sì, però in effetti ha la mano contro il fianco di McKinney e spinge verso destra mentre McKinney va a recupero della palla, è già dietro diciamo, non ha possibilità di arrivare alla palla. Cabenghele, nell'interpretazione degli arbitri è un fischio quasi automatico, non è automatico invece poi convertire. McKinney lascia il primo sul ferro con un pizzico di sfortuna, 72% abbondante in stagione per lui, che qui però piazza uno 0-2. Markovic si gira verso la panchina con una faccia che è tutto un programma.
Jefferson in punta. Tyree alla fine ritrova Jefferson che si prende il palleggio, arresto e tiro. È un long two, direbbero gli Stati Uniti. Vale comunque la parità a quota 13. Il parziale di 10 a 2 adesso in corso per Sassari dall'11 a 3. Nel terzo minuto, come vi dicevo, la Venezia che è riuscita a partire fortissimo. Adesso Cabenghele fa la voce grossa lì vicino, recupera il pallone e rimette avanti i suoi 15-13. La palla che si muove ancora sul perimetro dell'attacco del banco di Sardegna, con Jefferson che esita un attimo, ma è solo per guadagnare spazio. Grande lettura e grande assist, il terzo della gara per Brandon Jefferson, che fa 15 pari. Ovviamente il canestro di Diop, ma tre quarti del merito sono suoi. Attenzione, partenza che non sfugge all'occhio letale di Bobo Begnis, che è lì a tre metri e segnala la violazione di passi. Sono dei cambi del Mareier, escono Marco Spissu. Spissu che adesso va in panchina, Casarin che si rialza e che ha avuto un problema, credo, sull'arresto, cioè dopo aver commesso la violazione di passi è inciampato e caduto male, ha avuto un po' la peggio. Dentro De Nicolao, dentro anche Wiltshire al posto di Amir Sims, applauditissimo del resto. Prima parte di gara di Sims a 8 punti, un 2 su 4 nelle triple, significativa. Così come questa azione per il banco di Sardegna, che può mettere la testa avanti. 15 pari, McKinney vuole Diop, spazi angusti, Diop la butta fuori, niente male. Tyree da 3, per come si era messa la situazione. Alla fine la tripla del 5 finisce sul ferro e Heidegger prova a rispondere dall'altra parte e arriva la tripla del 18 a 15. Il californiano è un tiratore di striscia notevolissimo. Questa è una brutta notizia per la squadra di Markovic, ovviamente era già allertata, però il fatto che segni la prima non aiuta. Qui il gioco con McKinney che sceglie di uscire alto e allora lascia un quarto di campo per l'uno contro uno, ben giocato da Bryn Tyree, che fa 18-17. Partita equilibratissima. Wiltshire, Heidegger attacca forte, il fallo di McKinney. E cambio ancora per la Reyer. E Casarin, che non era uscito in realtà prima, in effetti lascia ora il campo con il ritorno di Ray John Tucker. Tanto adesso arriverà la modifica anche della grafica. Sassari a meno 1, 18-17, e De Nicolao con tentativo di difesa forte di Alessandro Cappelletti, a cui sfugge questa volta De Nicolao. Fallo comunque che poteva essere speso dall'ex veronese. Fuori McKinney e torna Krushlin. Dal prossimo fallo arriveranno tiri liberi per Venezia. 74 secondi di attenzione richiesti a una difesa che ora Tyree in post contro Wiltshire. Sono 20 centimetri, bel ribaltamento e tripla comoda di Nicolao, poi lotta, rimbalzo, Wiltshire alla fine. Tyree aveva fatto il possibile stando davanti, ma poi deve aver smanacciato. La palla va da quella parte e la rimessa è per la Reyer. De Nicolao riceve, 10 secondi per tirare. Preso posizione Cabenghele, ma c'è lì in zona anche Tucker. Spazi non granché, infatti gran rotazione di Krushlin sulla palla, un po' prevedibile di De Nicolao. Corre dall'altra parte il banco di Sardegna e proprio Krushlin, che aveva propiziato l'inizio dell'azione, sbaglia la tripla, poi a rimbalzo lavora bene Aralan Populos, che però viene stoppato, non riesce a entrare in partita il greco. Due anni fa, 4 partite in maglia Reyer, uno degli ex di giornata, gli altri li abbiamo visti tranne Brooks,
che a Sassari ha fatto il triplete nel 2015. Il primo poi io credo vedremo in campo. Qui rimbalzo in attacco di De Nicolao. Capenghele si mangia un canestro dopo aver sbagliato il jumper. De Nicolao però è attivissimo, recupera ancora il pallone. 10 secondi, la palla per Wilcher che la butta su, fallo subito di Capenghele, due tiri liberi in arrivo. Rotazione di Tairi che si accusa del fallo. È chiaro che la presenza fisica del canadese congolese rende tutto molto complicato per la difesa sarda che deve collassare. Saltano l'Italia fuori, rimbalzi lunghi. Tra l'altro ci deve essere stata una problematica, non era evidentemente il quinto fallo. Wilcher da tre sbaglia, Capenghele tap out, la palla la prende Tairi che fa in tempo ad alzarsi con la tripla che non va a segno. Non cambia il risultato degli ospiti che sono andati a giocare vicino al ferro, come vedete anche con successo, 8 su 13 per quanto riguarda il gioco vicino a canestro, con Diop, Gombol e McKinney protagonisti. 0 su 5 da 3 per Sassari nel primo quarto, e questo è un dato che può far sperare secondo me coach Markovic, perché per il resto è stato un ottimo primo quarto. Fossero entrate un paio di triple, peraltro non contestate, sarebbe stato un quarto perfetto. Adesso però vediamo come approccia la Reyer al secondo quarto con Capenghele che resta in campo ed è chiaramente un fattore. E Aralan Populos che prova a mettere il corpo, ma in quella situazione è sostanzialmente già battuto e allora spende il fallo. Finora per il greco 0 su 3 dal campo, è una partita molto complicata. Heidegger scambia la palla con Wilcher che la prende, si appoggia al vetro, Diop non ci prova per evitare guai peggiori. 20 a 17, una bella iniziativa che ha coinvolto per la prima volta in modo vincente Kyle Wilcher, come detto giocatore in grandi condizioni, in grande fiducia. Qui invece un altro in grande fiducia come Brandon Jefferson per Kruslin che rimpiazza e segna un triplone per il 20 pari. Eccola la prima tripla a segno per la Dinamo, mentre Tucker subisce la carica di Kruslin che allarga le braccia come a dire beh però fatemi fare qualcosa perché sennò questo è assolutamente impossibile da arginare, devo provare a spingerlo. Eccolo qui, vediamo, quel braccio lì un po' galeotto lo condanna. Se fosse riuscito a evitarne l'uso, molto facile da dire, eh? Poi il problema è che sono le immagini. Tanto Rajon Tucker deve essere andato sopra il ferro per la prima volta, un tiro sulla sirena da metà campo su un piede e in base all'ordine stabilito credo da dei giornalisti che collaborano con la SEBE stessa, in buona sostanza vengono dati dei punti tipo la Formula 1, 3 al primo, 2 al secondo, 1 al terzo. Alla fine dell'anno chi ha più punti diventa il giocatore más espectacular del torneo. Ecco, diciamo che se ci fosse questo premio è molto probabile che Rajon Tucker sarebbe non solo un afficionato ma anche un favorito naturale. Heidegger magari no, però le triple sono due adesso per l'ex Basconia, con questa su cui il Banco di Sardegna non reagisce, non si accoppia. Qui bel cambio di mano di Cappelletti che lascia lì Di Nicolao, costretto a spendere un fallo dopo il time out. Eccolo qui il movimento su cui Di Nicolao abbassa la spalla e a quel punto poi non può più rialzarsi e recuperare. Ancora Cappelletti a giocare a due, Diop coinvolto, arresto e tiro di Cappelletti che sceglie bene trovando il tabellone in una posizione sempre insidiosa proprio per quello, perché il tabellone è molto comodo e magari te ne accorgi salendo, il problema è che se non sei subito deciso a appoggiarla lì poi all'ultimo momento cambi idea e passi dal tiro normale ad appoggiarla lì, ecco che arriva l'errore. Mentre qui Tucker si scontra con Diop che mette il corpo, esattamente quello che non è successo nell'azione prima. Deve essere arrivato anche un fallo tecnico, vediamo se contro il 50, no, contro Spacchia che difende la sua superstar. E fischio che
ci poteva anche stare. Giulio Pepponi riceve la spiegazione di Tucker, o comunque due parole da Tucker col sorriso. Tucker dice: guarda che non aveva posizione, si è spostato mentre io col mio Eurostep cercavo di evitarlo. E intanto Sassari lascia lì un altro libero, ne ha tirati pochi finora e decisamente non bene, 1 su 4. Una partita davvero a punteggio strettissimo. Palleggia Cappelletti, Tagliacci adesso naturalmente in partita, scontento dal fischio, rimane concentrato Tyree che si accorge che la difesa gli concede molto spazio per questo palleggio, resta il tiro, se lo va a prendere e fa meno uno. Tyree partito senza essere troppo aggressivo, adesso a quota 4, bel lavoro di Wiltshire, testa alta, blitz di Haralambopoulos che arriva leggermente in ritardo, poi però il canadese anziché andare con ribaltamento sul lato debole, la cosa diciamo automatica e sarebbe stato anche corretto, col terzo occhio vede il taglio di Heidegger. Palleggio intanto ripetuto di Jefferson che si lamenta di essere stato un po' sballottato, e d'altronde anche un po' l'unico modo per contenerne il talento notevolissimo. Heidegger che vedete sembra molto alto rispetto a Brandon Jefferson che viaggia intorno al 1,75 m. Pago di Sardegna fa rientrare il numero 28 McKinney. Torna McKinney, Casarin coppiato con Cappelletti che se lo cucina il palleggio e va poi a batterlo con un arresto e tiro appena dentro l'area, 27-26. Due belle iniziative di Alessandro Cappelletti in un momento di siccità un po' offensiva di Sassari in questo secondo quarto. Sei da giocare, Casarin battezzato, passa dietro Cappelletti, ha ragione, poi a rimbalzo Cabenghele non riesce a recuperare, corre il campo Tairi, fischio degli arbitri, Bobo Begnis ha visto tutto e dice fallo in attacco. Vediamo qui Tucker. Beh, da qui io non, onestamente non ho visto bene il braccio sinistro di Tairi, ha senz'altro lavorato perché Tucker ha un movimento innaturale. L'uscita consolato dal suo coach senza protestare troppo. Stefano Gentile al suo posto che debutta nel match. Fuori anche Wiltshire e Cabenghele. Torna la coppia iniziale, Sims Tessitori. Heidegger passa la metà campo e aspetta Sims. Tucker, ancora Heidegger. Palleggio, arresto e tiro, equilibrio precario, Tucker forte a rimbalzo insieme a Tessitori che batte Diop in questa situazione molto bene. Nel senso che Diop è un giocatore sicuramente dinamico, probabilmente più dinamico di Tessitori, che però qui si è dato molto da fare perché il rimbalzo si conquista ben prima che naturalmente avvenga in base alla posizione che si va a prendere. Qui prova a difendere forte McKinney ma non ci riesce, il fallo è suo ed è il quarto per Sassari che esaurisce il bonus a 5:35 dalla fine del secondo quarto. Questa non è decisamente una buona notizia, un po' allacciato in effetti, fischiano entrambi gli arbitri da quella parte. In realtà era già il quinto fallo e allora liberi per Sims. Sono due liberi per Amir Sims. Buono il primo di Sims che arriva a quota 9 in 8 minuti sul parquet con 3 rimbalzi, una stoppata e fino adesso sicuramente il miglior impatto nella gara insieme ad Heidegger che con le sue due triple e i suoi 8 punti in 10 minuti ha contribuito di più a questo 29-26. Ma il banco di Sardegna rimane lì, vediamo questi 5 e mezzo con Jefferson che gioca sul blocco, recupera Heidegger, ancora viene Diop, Jefferson si allontana e spara
secondo ferro, ma c'è Diop da solo a rimbalzo, canestro facile, e 29-28. E le attenzioni che richiama Brandon Jefferson sono importanti, e questo naturalmente può permettere a Diop cose di quel tipo. Qui invece palla persa di Casarini, Diop corre il campo, la palla arriva, è una grande palla, 30-29, sorpasso Sassari, e time out per Spachia, che proprio non gradisce, è nato molto esplicito anche con i suoi giocatori. E comunque sia, Banco di Sardegna avanti 30-29. Vediamo dopo il time out l'esecuzione. Sims va a forzare contro McKinney, che però stacca i piedi da terra, ma Sims con lo scucchiaiamento sbaglia, e allora Gentile recupera la palla, non la cede a Brandon Jefferson, lo manda a giocare lontano dalla palla sui blocchi. Ecco l'uscita di Jefferson, il blocco di Diop che riceve, Tessitori recupera, arriva Gentile in corsa, scarico nell'angolo, McKinney è pronto, piedi a posto, 33-29. Il Banco di Sardegna sta trovando anche soluzioni da lontano, e torna lì adesso Tessitori da fermo, stoppato dalla coppia Diop McKinney, Jefferson non si accoppia nessuno, corta la tripla, deviazioni, solo maglie bianche adesso intorno al pallone, Cappelletti ancora da Jefferson, che vuole andare da McKinney, che ha accoppiato con Spissu, che ci prova, McKinney si separa, qualcuno potrebbe dire si accontenta, anche è vero che però quel giro e tiro vuol dire che è un movimento che provi in allenamento senza nessun tipo di opposizione, la differenza di altezza tra McKinney e Spissu rendono quel movimento indifendibile per il mancino della Reyer. McKinney però lo sbaglia, e dall'altra parte c'è un fallo che manda in lunetta il solito Sims, nettamente il giocatore più attivo della Reyer, già in doppia cifra, ma anche nelle iniziative, nel modo di stare in campo. Intanto attenzione, fallo tecnico che è arrivato contro Tessitori, mandato in panchina in modo eloquente anche da Spachia, qualche parola di troppo evidentemente è sfuggita. E captata dagli arbitri. E così a gioco fermo Sassari tocca il più 5, che è il suo massimo vantaggio. Ora Sims può limare. Come in effetti fa. 3 su 3 liberi per Amir Sims. Ora c'è la grafica per un fallo tecnico ad Amir Sims, ma potrebbe anche essere, in realtà mi sono basato più che altro sullo speaker che annunciava il tecnico a Tessitori e sul il gestaccio che ha preso da Spachia. Palleggia Cappelletti, arresto, eccellente lavoro e grande difesa di Spissu, che è riuscita a non tamponare Cappelletti, almeno non a sufficienza da far fischiare gli arbitri. Allarga in effetti le braccia la guardia del banco, qui palla persa di Spissu, 3 contro 1 in un attimo, Gentile da Jefferson che si accorge di avere Sims tra sé il ferro, cambia idea senza fretta, Arampopoulos, vediamo se entra in partita anche lui, va a fare a sportellate con Tucker, non una super idea, e infatti alla fine semigancio Mancino che non arriva al ferro. Intanto Brooks prende posizione mentre Jefferson fa sportellate con Sims. 2 tiri liberi per Jefferson, che si prende anche il tecnico. Protesta troppo plateale, ovviamente non ammessa. Jefferson che poi va a parlare con la panchina dell'Umana. E anche il fallo di gioco, quindi sono 2 falli per il numero 30 Jefferson. Il numero 30 c'è Marco Spissu. E adesso arriva anche la spiegazione per lui sul perché il fallo tecnico, perché non si può protestare in quel modo dopo un fischio. Aggiungerei che giocare fuori casa rende la norma ancora più, diciamo, applicata. Detto questo, avete assistito a un evento più
piuttosto raro, mentre ce n'è un altro libero per Sims, naturalmente, perché il libero del tecnico lo ha tirato e sbagliato addirittura Marco Spissu. Io ho fatto finta di niente, però dopo 32 liberi in fila arriva il primo errore stagionale dalla lunetta. La Reier comunque sia recupera il rimbalzo, Tucker si alza e sbaglia la tripla, rimbalzo di Diop, Sassari alla fine ne esce alla grande, solo un punto limato, più 4 e possesso. Jefferson riceve, Diop blocca e riceve per la schiacciata, grande palla di Jefferson. La difesa Reier terrorizzata dalle triple che per ora Jefferson non sta prendendosi, perché sta leggendo molto bene gli aiuti su di lui, spesso raddoppiano, e in questo caso ha fatto la cosa proprio migliore andando direttamente dal centro per il più 6 sul 38-32. Attacco della Reier assolutamente inchiodato, adesso Tucker va di forza, Sims rischia l'arresto, alla fine si compatta, tutto buono, Gentile e poi lancio lungo nelle mani di Jefferson, canestro valido per il 40-32. Massimo vantaggio banco di Sardegna. La Reier era 27 al tredicesimo, siamo al diciottesimo inoltrato e come vedete siamo a 32. Il problema è che gli altri erano a 24 e adesso sono a 40 e sono in totale fiducia. La partita si complica e allora Spissu prova a cambiare un po' l'inerzia, non è per niente fortunato, a rimbalzo poi fa un buon lavoro con Bolt che alla fine porta giù il pallone e lo affida a Cappelletti. 90 secondi. Taglio, ricezione di Gombol, ancora sotto il ferro. La Reier non riesce in nessun modo a eliminare quelle ricezioni dei centri avversari. Più 10, Tucker a forzare. Non c'è contatto, palla corta fuori, Sims parte, Gombol alla fine si toglie e attenzione perché finisce per terra un giocatore Reier, credo proprio Sims, due liberi per farlo di Gombol. Vediamo, sembrava un problema sullo stacco per il 25 della Reier, invece no, probabilmente sull'atterraggio, ma nulla di grave. Pronto Treier per questi ultimi 68 secondi di primo tempo, dove Sassari deve consolidare l'eccellente seconda parte di secondo quarto. Intanto Sims segna il primo e il secondo libero e sale a 14 punti in 12 minuti. A parte Heidegger a quota 8, davvero sembra troppo poco. Ci sarà bisogno nel secondo tempo di qualche protagonista in più. Intanto Gombold riceve una stoppata da top 10 e dall'altra parte Tucker attacca il ferro. Eccola la fiammata di Venezia che fa meno 6 e obbliga Markovic al time out. Primo piano strameritato ovviamente per lui. E vediamoli, questi ultimi secondi di primo tempo possono essere molto significativi. Gentile, Treier, gioco a due, palla fuori, Cappelletti, Gombol la prende, alza la parabola perché arriva Cabenghele e sbaglia, Heidegger la prende a sua volta, si accoppia Cappelletti, poi però Gombol fa un gran lavoro, recupero per il banco di Sardegna che corre, Cappelletti si ferma, un'occhiata al cronometro, può tenersela praticamente fino in fondo come lo invita a fare coach Markovic. E allora ha mandato via Tyree che adesso la prende, altro scambio, Tyree lasciato con Tucker sotto le gambe, straordinaria giocata, ma Tucker sapeva di avere falli da spendere e ne spende uno. Primo fallo per Reggio Tucker. Eccolo qui,
campione di Belgio l'anno scorso con Ostenda, Brian Tyree, che adesso viene ripreso da Tucker. Proprio lui va a bloccare, va nell'angolo dove ha un po' di spazio, non prende subito il tiro, se lo prende dopo e va sul primo ferro, rimbalzo di Sams, non fa in tempo a tirare e allora abbiamo il parziale al Taliercio. Dopo Sassari continua sulla falsa riga della partita con la Virtus, andiamo a sentire Gombolt. Usman, un primo tempo di grande solidità, tu e Stefan sotto canestro state dominando, mi sembra che la Reier faccia fatica a contenere il vostro pick and roll. Ma noi in questo momento stiamo esprimendo il nostro miglior pallacanestro, dobbiamo solo continuare così e di non sottovalutare la loro fisicità, che il secondo tempo secondo me cambierà. Grazie infinite. Sotto di 6 e con solo metà gara a disposizione, spesso 4 assist ma anche 0 su 1 dal campo nel primo tempo in 12 minuti, uno dei tanti diciamo che non hanno contribuito a differenza di Amir Sims che invece è stato il principale contributor. Tucker qui va a segno con i punti numero 7-8 della sua gara, dicevo Amir Sims 15 in 13 minuti con 3 su 8 dal campo ma 7 su 8 dei liberi, 4 rimbalzi e 2 stoppate sia davanti che dietro, è stato il giocatore a tenere in piedi la baracca molto spesso per Venezia, mentre invece qui la difesa sul pick and roll diciamo si preoccupa del tagliante dopo aver preso 17 canestri nel primo tempo, e questo però accade, e cioè che Brandon Jefferson ha 2 metri di spazio, palleggio, arresto e tiro e 44-38 Haralampopoulos, l'unico forse che non ha giocato un gran primo tempo ma dal punto di vista offensivo in particolare, cioè non ha trovato nessun tipo di ritmo, mentre qui da 3 punti Amedeo Tessitori segna una gran tripla e fa meno 3. E da 3 punti Venezia sta tirando bene sin dall'inizio. Certo, Tessitori non è lo specialista principe, 6 su 28 con questa, però anche in Eurocup a un certo punto aveva delle ottime cifre, mentre qui deve forzare lo scadere dei 24 Brain Tyree che sbaglia la tripla. Heidegger aspetta Tucker che parte, subisce il fallo e non riesce a trovare il canestro che gli avrebbe permesso addirittura il gioco da 3 punti per pareggiare. Crossover a velocità illegale veramente di Rajon Tucker. Tyree spostatosi di mezzo metro con quella specie di elastico e soprattutto poi quello spazio lì non si recupera più perché le gambe del Tucker come ben sapete lo rendono poi imprendibile. Tiri liberi, 12° del campionato, oltre 80%, Tessitore sfortunatissimo con la palla che aveva sbattuto contro l'avversario, ce l'aveva tirata lui, solo che poi gli è ricaduta addosso. Bobo Begni Serafico che lo guarda probabilmente dicendogli rimessa Sassari, che si è vista subito erodere 4 dei 6 di vantaggio all'intervallo. I primi 5 minuti ovviamente il secondo tempo chiave, ancora pick and roll, Cappelletti, Gombolt, fischio, fallo direi, a parte che è Diop, ma fallo di Diop sì, sul secondo blocco evidentemente quando è tornato a bloccare, credo. Diop si guarda intorno, chiede forse spiegazioni proprio al suo allenatore. È però un paio di difese adesso della Reier sul pick and roll sicuramente più efficaci rispetto a quelle assenti nel primo tempo. Qui invece il super presente nel primo tempo mostra di esserci anche nella ripresa. Amir Sims pareggia 44 e ora Jefferson, 17 di Sims, sta giocando un partitone. Cappelletti, si muove Diop proprio da Jefferson, in ritardo spesso ma è comunque vicino, poi rimbalzo Diop si lamenta ma la palla ce l'ha già Tucker e poi attenzione Kruglin scivola e praticamente cade davanti a Tucker che secondo me per evitarlo perde l'equilibrio e cade, fischio degli arbitri, fallo di Kruglin che dice guardate che io non l'ho toccato, eh sì, scivola e Tucker è costretto a questo movimento per evitare di colpire Kruglin, gli arbitri hanno fischiato il fallo al
guardia croata. E in effetti il fallo ci sta, anche se non essendoci stato contatto, però onestamente sembrava esserci stato. È un fallo molto sfortunato. Questa invece è materia dell'Heidegger, che si alza e segna la tripla del sorpasso. 47-44, inizio di terzo quarto molto importante della Rey. Oggi sembrano particolarmente ispirati, però può essere sicuramente una scelta tattica. I numeri a fine primo tempo sono chiari. È vero il 5 su 11 da 3 della Reyer, ma è anche vero il 7 su 19 da 2 della stessa squadra, che quindi in quei numeri c'è naturalmente la scelta difensiva di Sassari. Qui Heidegger aggressivo su Cappelletti, che rischia qualcosa, poi si riconsolida, parte, Heidegger è più piccolo, Cappelletti però perde il tempo per tirare. Quando lo fa in up and under c'è la stoppata, poi il buon fallo di Aralan Populos in inferiorità numerica. Heidegger che a quel punto avrebbe come minimo trovato un tiratore piedi per terra. Il giocatore greco fa la cosa giusta in questo caso. Tessitori, Diop, viratone, Diop però è lì e la scucchiaiata di Tessitori risulta corta. Corre Kruslin dalla parte opposta a dove si sviluppa l'azione. Cappelletti per Jefferson, non una grande palla raccolta, c'è di fronte Sims, arriva anche Diop, cambio, Tessitori a 10 metri dal ferro, Jefferson lo sa, si mette in proprio, la tripla è sbagliata ma a rimbalzo ovviamente la Reyer è in difficoltà. Aralan Populos impegna Tucker in un duello, Tucker l'ultimo a toccare, qui con pazienza tutto sommato la buona soluzione, ovvio un po' allo scadere, un po' in emergenza, però alla fine Jefferson da solo con copertura. Qui Kruslin invece esce, spara, ferro, lotta a rimbalzo, Aralan Populos e si prende questo pallone e si prende il jumper che lo mette in partita. Meno uno col canestro direi più significativo della gara per Sassari, quello di Vasilis Aralan Populos, mentre Sims sbaglia la tripla. E anche questa è una notizia oggi, 4-7-4-6. Jefferson se la tiene, vuole ribattare il campo grazie a Diop, arriva Cappelletti che ha un po' di spazio e allora anche lui si prende una tripla molto comoda. Heidegger si era incartato sul blocco, la palla però è sul ferro. Tucker, modalità assalto dell'area, e qui come vedete il problema è chiaro: quando Sassari non riesce rapidamente a collassare e viene attaccata in transizione può accadere questo. Poi certo è Tucker, non è proprio uno normale, però avete visto Diop in questo caso ha fatto diciamo un giro di pausa, anche perché comunque è faticosa la questione. Aralan Populos ha pestato la linea laterale sulla partenza, un po' di fretta. Ecco lo scarico, qui non vediamo ma con la gamba diciamo di spinta è andato probabilmente oltre. L'arbitro era lì davvero a due metri a guardare solo quello in quelle situazioni. Torna Cabenghele, fa riposare Tessitori, fuori Kruslin dall'altra parte al cui posto è tornato Tairi. Intanto Cabenghele si allaccia con Diop, duello rusticano e fallo in attacco, il secondo del centro della Reyer. Messi che si allaccia alla maglia, Diop con una difesa splendida, muro senza guardare la palla praticamente, quando Cabenghele se ne accorge vuole giocare backdoor, il problema è che usa la maglietta di Diop per tipo fionda per lanciarsi verso l'area, cosa ovviamente non consentita, gli arbitri fischiano. Jefferson trova Diop che evita Cabenghele, che alla fine all'ultimo istante spende un fallo non fortunato di Diop, che avrà comunque due liberi, e intanto ha ottenuto il terzo fallo proprio di Cabenghele appena tornato. Si gira verso la sua panchina, spacchia, chiede a Lele Molin conferma dei tre falli, il 3 dell'ex allenatore di Trento è eloquente.
Non è detto che questo presupponga un cambio, si può anche lasciare in campo comunque Cabanghere, cosa che probabilmente sta valutando in questi secondi Cospacchia. Diop segna il primo libero. Cerca la concentrazione, ma il secondo è sul ferro. Uno su due, 9 punti per Diop, senza errori dal campo fin qui. Anche 4 rimbalzi, una buona partita difensiva. 4-9, 4-7, Spissu, Heidegger, leggermente in ritardo Cappelletti, tiro però corto, Cabanghele, voce grossa ancora. Alla fine spazza via tutti, ma pesta la linea di fondo. Sta avendo particolare fortuna l'ex centro di AEK e Boston Celtics. Vediamo. E infatti lo toglie, torna Tessitore. Spacchia si è accorta anche da questa azione, forse Cabanghele è molto frustrato e quel quarto fallo sarebbe potuto arrivare molto rapidamente. Straordinari per Tessitori, Jefferson col pallone e il palleggio aperto. Spissu accompagna Jefferson, trova Ralampopoulos che parte, torna indietro contro Tessitori, arresto, lo scarico è buono, Diop ha spazio per segnare la tripla del sorpasso, 50-49, ed esattamente come nel primo quarto Sassari ha resistito a 3 minuti di alto livello della Reyer. E adesso sta rispondendo, Spissu da 3 punti, prima tripla del match, 5-2-5-0, partita molto bella. Jefferson va, si ferma, Spissu, poi Sims forte, lo manda a 9 metri dal ferro, Cappelletti e Heidegger, Jefferson cambia ancora, Heidegger resta lì, bella palla dentro, ottimo lavoro e poi non è fortunato Diop, che deve andare di mancina in una situazione difficile, invece bravo Tucker che temporeggia e serve Sims per il 54-50. Diop finito molto lontano dal campo praticamente dopo l'appoggio e Sims lo ha fatto pagare dall'altra parte. Intanto palleggio, arresto e tiro di Tyree, sbaglia, rimbalzo per Spissu, ancora Tucker. Sassari si preoccupa di riempire l'area, Spissu arriva, Jefferson, triangolo, ci mette una mano Cappelletti, Spissu la prende, trova Sims per la schiacciata sulla linea di fondo, qui non fortunata Sassari, 5-6-5-0, la Reyer però continua nella sua spallata importante, sono già 20 punti in questo terzo quarto in 7 minuti abbondanti. Cappelletti va, arresto, passo d'incrocio, mano sinistra da playground puro, Alessandro Cappelletti per il meno 4, 5-6-5-2. Sims da Tucker in punta da Spissu, bella palla ma Tessitore la perde per l'intervento della difesa Ralampopoulos. Tucker compare all'ultimo istante ma il fallo è speso prima da Spissu. Primo di Spissu, 5-6-5-2, 2 liberi per Ralampopoulos. Se Spissu fosse riuscito a evitare il contatto, credo proprio che Tucker avrebbe potuto dire qualcosa su quella soluzione lì. È buono il primo. Meno 3. Una delle buone notizie di questa ripresa per Markovic. Primi punti nell'ex Olympiacos. Qui sbaglia il secondo libero ma non cambia la sostanza. 2-19, 5-6-5-3. Undicesimo punto di Sassari che in apnea è ancora in modalità resistere. Sims cambiano, Cappelletti con lui, palla fuori, De Nicolao e Ralampopoulos, arriva Tessitori,
Lavora Diop, grande di Nicolau che trova Tessitori che nel primo tentativo non riesce a segnare col tapin, però sì, 5-8, 5-3. E ultimi due minuti di terzo quarto, 5 per Tessitori, Cappelletti, due blocchi per l'uscita di Tairé. Si prende il suo tempo, trova nell'angolo Gentile, consegnato Aralampopoulos, bella palla Diop con calma e pazienza e grandi spaziature. Ancora un canestro, non di Diop ma di Golbol. A parte il 25 e 26 hanno anche davvero a livello proprio strutturale delle somiglianze notevoli. In questo caso il francese che è già a quota 11 si fa trovare nel punto giusto, al momento giusto. Heidegger attacca Golbol, grande aiuto e Heidegger perde la palla, recupero. Due giocate importanti del centro francese, Heidegger perde un po' la pazienza chiedendo un fallo che gli arbitri non ravvisano. Heidegger esce al posto, al suo posto Casarin e anche Sims rilevato da Wiltshire, che anche Wiltshire oggi diciamo abbastanza bordeggiante la partita. Altro motivo per cui Sassari che rimane lì a contatto, stare molto attenta. La Rere però deve attivare anche i suoi terminali. Eccolo Wiltshire che gioca sul blocco di Tessitori dopo aver consegnato la palla a De Nicolao, poi Casarin, di nuovo De Nicolao, ributta fuori, Casarin non prende la tripla, vuole il palleggio, arresto e tiro, passa di fianco Gentile, non c'è contatto falloso per gli arbitri. Cappelletti aspetta Tairi che lo riserve, ma Cappelletti con grande calma si rispazia e chiama il gioco. Sale Tairi contro Wiltshire, tutti via, Wiltshire non riesce a difendere, scarico di Tairi nell'angolo, è un'ottima tripla anche se McKinney la sbaglia. Casarin, un punto di differenza, De Nicolau da tre, Wiltshire a rimbalzo e poi su piede di talento Kyle Wiltshire per il finale, quella diciamo della bagarre playoff o lotta per entrarci, dove Sassari di fatto ha una gara dalla zona diciamo magica dell'ottavo posto e a caccia di un colpo che sarebbe di importanza totale. È ovvio che è una partita che questa, che il Banco di Sardegna si può dire potrebbe anche perdere senza fare drammi, però visto che a questo punto è qui a un possesso, a 10 minuti dalla fine, giocarsela mi sembra il minimo. Cappelletti parte e scarica e Tairi con la tripla dall'angolo che vale la parità a 60, ancora meglio per il gran finale con una Reyer che ha avuto due fiammate importanti all'inizio della partita, all'inizio del terzo quarto, ma non è riuscita a scrollarsi di dosso un Banco di Sardegna davvero molto compatto che è riuscito a soffrire, a rimanere lì e adesso però deve cedere all'assalto di De Nicolao che trova Tessitori all'ultimo momento. 62 a 60, 7 di Tessitori. Cappelletti che sta giocando una gran partita, ancora in mezzo, aspetta Gentile che fa uscire una buona palla, la prende e va in lunetta Golbol che viene mandato in lunetta da Tessitori. Un fallo deciso. E invece no, il fallo non è di Tessitori ma è di Casarin. Avete visto che cala la mannaia e trova il braccio sinistro dell'ex giocatore di Nancy a Lille che segna il primo libero. 6-2, 6-1. Importante il dato dei tiri liberi, fin qui uno dei pochi negativi per Sassari, 5 su 10 prima dell'inizio di questo periodo, ora però 2 su 2, e di nuovo 62 pari. De Nicolao aspetta lo sviluppo, alla fine Wiltshire è in post basso dove può attaccare, decide di buttare fuori Heidegger, bello scarico Casarin, comodo da tre, corto ma rimbalzo complicato per la difesa, arriva Cappelletti, impazzisce Markovic completamente,
Questi sono i palloni, naturalmente sono le 50-50 balls, come le chiamano negli Stati Uniti, anche se onestamente questa è vero, responsabilità forse di qualcuno c'era, però una carambola diciamo particolarmente fortunata per l'attacco. Palla ribaltata, Casarin attacca De Nicolao, Tessitori rimane in area, non riesce a mettere entrambi i piedi fuori in tempo. 3 secondi, la violazione chiamata dagli arbitri. Qui però il fischio è già arrivato, in effetti Tessitori aveva i piedi fuori. Gentile, altro possesso delicato psicologicamente in questa partita. Se la tiene contro Casarin, poi fa andare la palla, la riceve profonda e va a segnare ancora Gombaud. Continua a pasteggiare lì dentro. 13 per il francese, 65% confermato di Sassari, che continua a segnare. 23 su 35 da 2. Qui invece Tessitori riceve, ma vedete proprio come ci sia sistematica la situazione con raddoppi o almeno un altro giocatore che mette due piedi in area, e a quel punto sono 4 corpi in 2 metri quadri. Guardate qui come arriva McKinney, e c'era anche Gentile, tutto difficile. Poi arriva anche un fallo, ma è comunque, questa è un'azione positiva per la difesa. 14 secondi per l'attacco adesso, l'alzata, Tessitori trattenuto abbastanza platealmente, Markovic che urla a Gombaud di essere più pronto. Francese a 15 con 6 su 9 dal campo e 4 rimbalzi. Uscita di Wilcher, storta la tripla. Casarin, in qualche modo Gentile, riesce a controllare il pallone. E Sassari con 2 punti di vantaggio, ha ancora il possesso. Tairi alza, Gombaud la prende, vuole tirare da lì sotto. Non si è accorto di avere 3 giocatori avversari addosso e si è fidato naturalmente delle sue mani, ma è finito con un angolo impossibile. Heidegger, la tripla è comoda ma è sbagliata. Allora Cappelletti, la chiamata di Markovic, ribadita dal suo playmaker. Corre Tairé, c'è il problema di prenderla contro Heidegger, la prende come arresto e tiro lungo. Gombaud battuto questa volta a rimbalzo. Buona cooperazione questa volta difensiva dei giocatori della Reyer. Heidegger e Wilcher, ancora cambio, Cappelletti sul canadese. Casarin parte, Eurostep scarico, Tessitori deciso con la tripla. Ferro, Gentile, tocca Wilcher, la rimessa è di Sassari. E Wilcher in questa partita non riesce a entrare, si lamenta andandosene. 2 su 4 dal campo, 4 in 11 minuti per Wilcher, 4 rimbalzi anche, ma certamente dal punto di vista soprattutto offensivo, giocatore da quasi 13 di media, che oggi sta proprio facendo fatica. Tornato fresco per il gran finale Brandon Jefferson, nel suo duello con Spissu, rientrata a sua volta. Tairi parte, Heidegger spostato, poi palla per Gombaud, Tessitori, fischio e alla fine 2 liberi per Gombaud. Ci ha pensato un attimo probabilmente l'arbitro con la miglior visuale, secondo me questo è fallo più che netto, e alla fine anche se con un secondo di ritardo è arrivata la sanzione corretta. Tessitori ci ha provato, sorpreso dalla partenza di Gombaud, che adesso ha un altro paio di liberi per insinuare ancora più dubbi nella testa dei giocatori veneziani. Più 3 Sassari. Dentro anche il secondo di Gombaud, 6-6-6-2, e allora time out per Spachia, che vuole con 1-1 dall'arco e 6 assist nella sua gara con la difesa nel banco di Sardegna. Nel resto chi può conoscere meglio le caratteristiche di un giocatore della difesa di Sassari rispetto a Marco Spissu, gli ha concesso
praticamente pochissime occasioni poi di usare la sua terrificante arma preferita. Qui Tucker va in post basso e direi sposta Tyree con una certa arroganza. 6-4, 6-6 in uscita dal time out, scelta abbastanza sicura per Spachia, che manda Tucker a segnare punti numero 12 e 13. Cappelletti fa uscire la palla, Gombos la prende, Tessitori infilato dal francese che gli tira sotto la spalla, canestro e fallo. In grande difficoltà adesso Tessitori, quarto fallo di Tessitori. ...17 in 15 minuti con 6 su 10 da 2 per Stéphane Gombeau, che sta giocando una super partita e mi sembra non abbia idea alcuna di arrestarsi. I punti sono 19 per la precisione adesso, con 7 su 11 dal campo e 5 su 6 liberi. 6-9, 6-4, Wiltshire in post contro Jefferson. Arriva con un attimo di ritardo Gombolt, Wiltshire fa pagare alzando leggermente la parabola. Cappelletti, Heidegger lo aspetta, Cappelletti guarda la situazione, uscita per Jefferson, spisso su di lui Gombolt, blocco, Jefferson torna indietro, poi si ferma con Spissuli, butta la palla, dai vai, alla fine ne viene fuori un gran tiro per Sassari in emergenza, ma solo sul ferro per Jefferson. Tucker parte, problema di domare, una palla che si alza un po' troppo, Gombeau, gran difesa all'ultimo momento, la palla per Heidegger da tre sul ferro, rimbalzo, lo prende McKinney, un'altra occasione che la lascia lì, tutto sommato tiro abbastanza comodo per Heidegger. Cappelletti ancora con Spissu, all'ultimo momento la palla fatta andare alla stragrande, Gombeau la prende, vai lunetta, fallo di Cabenguele, 4 anche per lui. Mamma mia che palla di Cappelletti, che perde l'equilibrio ma sapeva già cosa voleva fare, anzi perdere l'equilibrio forse l'ha addirittura resa più credibile la finta di andare a tirare o comunque di perdere il controllo. Invece quella palla arriva e Gombeau va in lunetta con due liberi. Tanto l'aggiornamento era leggermente in delay, i punti del francese sono 20 già adesso. E facciamo 21, un 6 su 7 ai liberi. Anelampopoulos oggi dal punto di vista offensivo non è riuscito a contribuire in modo specifico e particolare, ma giustamente si congratula col compagno che va col 2 su 2, 7-1, 6-6 e di nuovo più 5. Spissu, ci ha servito Wiltshire che osserva, arriva Tucker e adesso Sims. Non un grande attacco neanche questo, 4 secondi, Wiltshire a 8 metri dal ferro, Anelampopoulos è lì, il canadese deve tirare, ma il tiro è stortissimo, la palla ce l'ha Cappelletti saldamente nelle mani, 4 minuti da giocare. Sassari a caccia della seconda vittoria in 11 trasferte in campionato, l'unico successo a Pesaro in 10 partite. 3.52 ancora lunga, Anelampopoulos raccoglie da terra l'assist di Cappelletti e fa più 7 col libero, fallo di Spissu. Mamma mia, la palla arriva, è due volte che Cappelletti rischia di perdere il pallone e invece poi lo recupera e ne fa un uso fantascientifico. Quarto assist per Cappelletti che ha 10 punti in 27 minuti. Gombeau e ora punto di non ritorno a meno 8. Certo, manca tantissimo perché 4 minuti sono un'eternità cestistica, però adesso c'è grande pressione. Wiltshire
si muove Spissu e prende subito una tripla che finisce sul ferro. Cappelletti prende il rimbalzo e affida la palla a Brandon Jefferson. Reyer che anche in bonus non può neanche, come dire, aumentare l'aggressività difensiva più di tanto. Appena di mandare Sassari lunetta a ripetizione, al netto dell'inizio un po' complesso della lunetta. Sassari in realtà è la terza squadra del campionato ai liberi. Gombol questa volta perde il duello con Wilcher, poi pressione di Terry che dice guarda che l'ha presa lui, chiede a Markovic di giocarsi il challenge e Markovic esegue, anche perché mancano 3 minuti e 12 secondi. Tra un minuto e 12 gli arbitri andranno di default a rivedere questa situazione, poi ne aveva 2 e uno andava giocato entro il 38esimo, direi perfetto. Bobo Benis adesso con le cuffie a verificare la protesta di Tairi, che sembrava veramente molto convinto, e come sapete spesso i giocatori ci azzeccano essendo anche loro protagonisti. Vediamo se si vede da qui la palla. Qui c'è Tairi con la mano destra che va per la palla, che poi sbatte forse sul fianco di Tucker, che forse la ritocca con la mano destra, però forse. Beh, da questo punto non si capisce nulla, vediamo. Eccolo qui, Tucker. Arriva Tairi e la palla poi va dall'altra parte. Secondo me ha ragione Tairi, la rimessa di Sassari, anche se da queste immagini onestamente è infatti la rimessa resta di Venezia, perché non c'è un'immagine chiara che cambia la decisione del campo, ma, e non si fa così, per come è uscita la palla secondo me aveva ragione Tairi, nel senso che lui ha mandato la palla in una direzione diversa da quella da cui poi è uscita, quindi nella sua testa c'è stato un ulteriore tocco e quindi di Tucker. E secondo me è una versione che ci sta. Comunque sia, Tucker adesso prende la palla e attacca forte, fa quello che deve fare, 2 punti in fretta, 6-8, 7-4, c'è tutto il tempo, 3 minuti, 6 punti da recuperare per la Reyer, 15 di Tucker, non ha giocato una gara fiammeggiante ma c'è sempre il finale. Palleggia Cappelletti contro Heidegger, si separa dietro schiera, tiro morbido ma sul ferro, vola Tucker, prende il rimbalzo, si porta avanti col lavoro, così può attaccare direttamente Brandon Jefferson che spende un fallo, Tucker finisce per terra, è un buon fallo, è anche onesto, non c'è malanimo né altro. Vediamo da qui, col petto cerca di andare a mettersi davanti. Si sbilancia Tucker che finisce per terra, tra l'altro differenza probabilmente di 20 kg tra i due giocatori, ma conta l'equilibrio più che il peso fine a se stesso. Markovic guarda il tabellone, 2-32, 7-4, 6-8 Sassari, è lunga ma è chiaro che adesso per il banco di Sardegna è un'occasione clamorosa. Heidegger da Wilcher, grande, grande close out di Aralan Populos. Bobo Begni si è spietato, mulina le mani e la palla è di Sassari sulla partenza di Wilcher. Sempre un attimo di indecisione nell'attacco della Reyer, non fluido come nelle giornate migliori, se non in avvio di primo quarto e di terzo periodo, dove però Sassari è stata brava a stare in apnea, a resistere e poi a continuare a macinare. Cappelletti 2-8 da giocare, esce Aralan Populos, non vuole forzare, vuole andare dentro e ci riesce. Diop si svita sul ferro, rimbalzo di Spissu che fa correre Tucker che va in mezzo dove lo aspetta Tairi che spende un fallo, è un buon fallo, il quarto di squadra e il cronometro corre 1-53. Adesso la Reyer sta anche difendendo forte e Sassari fa fatica in attacco a trovare buone soluzioni, un paio di isolamenti più che altro, però è anche logico che Sassari ha una grande chance di giocarsi tutto dietro e sta giocando alla grande dietro finora. Tairi deve resistere, ora Tucker in post, viratone, arriva Diop,
si chiude tutto, recupero di Cappelletti, azione difensiva fondamentale, Cappelletti nell'angolo dove ha tanto spazio per la tripla, sbagliata però da Tairi, ma rimbalzo in attacco di nuovo. 90 secondi, Reier in ginocchio, Jefferson con la palla forse della gara, fino in fondo, cerca uno scarico, non lo trova, con Gentile, forse ingannati, Cappelletti ingannato dalla deviazione di Rajon Tucker, ma non cambia la sostanza, il cronometro corre, 1:22, 82 secondi e sempre 6 punti. Terzo tentativo per Venezia, Heidegger, Haralampopoulos lo accompagna, Heidegger, Tucker va in fondo, fischio e tiro che finisce sul ferro, fallo di Haralampopoulos, due liberi per Rajon Tucker che può fare meno 4. Plessiglas su entrambi i ferri, non si segna da un paio di minuti, il parziale è 17-8 nel quarto quarto, che assomiglia assolutamente a una gara di playoff. Tucker va lungo col primo libero, ne ha un altro, è solo il terzo della sua partita ed è corto, tocca Diop, si dispera ovviamente, spacchia la palla, non entra, rimane a 68 la Reier, ancora sotto di 6, palleggia Jefferson, anzi è Tairi che se l'è tenuta, Jefferson al suo fianco, Tairi cambia mano e alla fine in allontanamento trova il canestro del più 8 e l'urlo e la spallata di Sardara, il presidente del Banco di Sardegna, che ovviamente sa che non è finita, ma intanto quel 74 stava iniziando a diventare un incubo per Sassari, adesso invece è un incubo per la Reier. Prossime 4, prima delle ultime 4, sicuramente che saranno affrontate però con un altro faccia, perché qui si sta avvicinando una seconda vittoria consecutiva, terza nelle ultime 4 partite, molto molto importante. Vediamo se la Reier in 50 secondi fa una prodezza. Heidegger, Diop lo rimanda lontano dal suo ferro, Heidegger si rimette in proprio, non segna, tocca Sims, poi rimbalzo di Spies su Tucker per Wiltshire, questa volta comodo da tre anche lui, ferro di nuovo, Sims prende il rimbalzo e subisce il fallo. 17 secondi per tirare due volte da tre, prendere due rimbalzi e alla fine andare in lunetta con due liberi, diciamo non proprio il piano originale. L'unica cosa buona è che i liberi si tirano naturalmente a cronometro fermo e questo fa gioco ovviamente all'umana. McKinney con 5 falli in panchina. Sims in lunetta con due liberi per rimettere la gara almeno su teorici due possessi pieni di distanza. Primo è buono, 22 di Sims, 8 su 9 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 stoppate, nessuna palla persa, nettamente il migliore, anche rimbalzi in attacco dopo l'errore e poi però non segna, la palla la prende Sassari che prova a scappare via con Jefferson, ricezione a metà campo di Diop come segnala Bobo Begnis, tutto buono, alla fine Haralampopoulos la palla la perde, ma mancano 16 secondi e ci sono 7 punti. Heidegger va a attaccare il ferro e viene stoppato da Tairi e poi arriva la spinta che manda in lunetta Bryn Tairi per chiudere la partita. Heidegger si fida, Tairi è bravissimo, occhi sulla palla, si preoccupa di non creare un contatto con il corpo e poi allunga la mano e va a pinzare la palla del 3 della Reier.
che si appresta a perdere così la seconda partita casalinga della sua stagione, fin qui veramente super solida, specialmente qui a Taliercio. E adesso, in attesa di conoscere il risultato della sfida tra Virtus e Milano e anche naturalmente di conoscere la sfida, il risultato della sfida che coinvolge la capolista Germani, che gioca alle 20 contro la Givova al Pala Leonesse, potete naturalmente seguirla su DAZN. Settimana prossima arriverà qui l'Olimpia Milano e arriverà qui con una Reyer a caccia di riscossa, perché finisce qui il banco di Sardegna, sbanca il Taliercio 78-71 con una gran partita, seconda vittoria consecutiva di prestigio per gli uomini di Markovic, che guidati da un Gombò incontenibile a tratti, da 22-6 rimbalzi e con una regia di Cappelletti davvero pregevole, 10 e 4 assist in 30 minuti per il regista, le giocate di Brin Tairi a sigillare la partita nonostante l'1 su 7 dall'arco, insomma un successo meritato per una squadra che ha davvero svoltato. Dall'altra parte invece arriva la seconda sconfitta casalinga della stagione, come dicevo, della Reyer. Nulla di cui drammatizzare, qui Spacchia chiede ai giocatori in trasferta di temporeggiare un attimo perché devono salutare loro giustamente il loro pubblico, e allora l'urlo lo vanno a fare in una delle due lunette i giocatori del banco di Sardegna, che sicuramente stasera festeggeranno e prepareranno al meglio la sfida in casa contro la Germania di settimana prossima. Dicevo, per la Reyer la possibilità di rifarsi già dal prossimo weekend con l'arrivo dell'EA7 in un'altra grande classica, e poi doppia trasferta a Cremona e Napoli prima di ospitare anche la Segafredo Virtus per chiudere il discorso con le due. Vado da Naso, ma mi sembra anche il Sisonaia 22. What a game. At the halftime we talked with, che partita hai fatto, and I think that a lot of this win you share with him and you and it's, insieme a Diop avete fatto un lavoro clamoroso già all'intervallo, il lavoro che avete fatto sotto il canestro è stato clamoroso. È stata una partita pazza veramente. Hanno segnato 71 punti. Abbiamo vinto a 78 in una partita davvero strana, non l'avrei mai detto. Abbiamo vinto contro Bologna la settimana scorsa, eravamo in fiducia e questo abbiamo lavorato tutta la settimana con questa convinzione, piano piano siamo arrivati oggi, adesso dobbiamo continuare partita dopo partita fino alla fine. Là sotto nel duello con Tessitore e Cabenghe i vincitori sono stati lunghi di questo signore qui, grande vittoria coach. Bologna, Venezia, Brescia, avete bisogno di quelle forti. La partita più importante è sempre quella che arriva, quindi Brescia sarà la prossima. Questo è stato oggi il nostro spirito, è stato grande. Abbiamo fatto un quarto non buono, ma dopo quello abbiamo lottato alla grande. Il nostro piano difensivo è stato eseguito bene. Abbiamo avuto un po' di problemi a muovere la palla in attacco, ma siamo riusciti comunque a punire la difesa di Venezia anche bene dove volevamo. Questa è davvero una grossa vittoria per noi, molto importante. Il discorso playoff non ci interessa poco adesso. Io sono contento per i ragazzi che è cambiato la faccia, è cambiato il modo di lavorare, è cambiato tutto, e quindi secondo me sono cambiati anche i risultati per quello. Adesso hanno fiducia ed è più facile per loro giocare perché hanno lavorato e questo conta. Per me questa è la cosa più importante e quello che raccogliamo oggi è solo il risultato. La strada è ancora lunghissima, il campionato è durissimo, mancano 8 partite, dobbiamo stare concentrati e continuare così, partita per partita. Durante la settimana santa, l'isola si avvolge di mistero nella tradizione dei riti tramandati, di generazione in generazione. Scoprite la magia che precede la Pasqua. Conto Banco di Sardegna Online. Approfitta della promo.
apri subito il conto online. Più facile, più veloce. Da oggi puoi scegliere. Inquadra e apri il conto. Banco di Sardegna.